Benvenuti, eccoci, siamo ancora all'interno del mio canale, siamo ancora all'interno della playlist e siamo ancora con un altro ospite, ospitone, oggi ospitone. E allora, andiamo a scoprire chi è questo ospite. Oggi ho pure rotto un pochettino il microfono, lo dovrò sistemare, quindi vedrete anche questo che cambierà nel tempo. Quindi, ospite, dici chi sei? Ciao, mi chiamo Luca Orlandini e mi occupo di landing page e conversioni. Wow, grandissimo. Quindi tu sei quello che fa fare i soldi, praticamente. E sono quello che trasforma gli utenti in soldi automaticamente. Allora, Luca, grazie per essere qui e voglio partire dall'inizio. Quindi, come ti è saltato in mente di lavorare con il web? Partiamo da là. Allora, ho iniziato a lavorare come... Mi occupavo di tendenzialmente assistenza hardware, riparazioni computer. Perché quindi di base, sempre ambito informatico, ma non arriviamo web. Tutti dall'essere smanettoni, dal vedere il computer, no? Programmare col Commodore 64, poi passare oltre, cose così, no? Quindi ho iniziato che tendenzialmente sistemavo computer. Poi c'è stato nell'agenzia, io lavoravo in un'agenzia assicurativa, nell'agenzia assicurativa dove lavoravo, c'è stato un piccolo avvicendamento, nel senso che il grafico che lavorava nel reparto marketing, gli piaceva moltissimo riparare i computer, non gli piaceva fare grafica, si era trovato lì per vari motivi, no? E quindi mi ha proposto praticamente un patto e mi ha detto: guarda, io ti insegno a fare grafica e di base così tu prendi il mio posto e io posso fare il tuo Non lavoro, ci posso no? credere. Allora mi hanno proposto questo scambio praticamente, io ho detto: ma sì, a me piaceva fare grafica, perché considera che io ho iniziato a lavorare a 18 anni, ma a 18 anni, quindi nel 96, ho iniziato anche a fare graffiti. Quindi era un momento particolare della mia vita dove io avevo tendenzialmente colori, linee, cose in testa tutto il giorno, tutti i giorni, no? Quindi mi hanno detto: guarda, al posto che fare un lavoro meccanico, dove peraltro mi piaceva, ma sai, assistenza dopo un po' sono sempre le solite cose, ti rompi, puoi passare a fare una cosa che comunque riguardava di più quello che effettivamente mi piaceva in quel periodo. Ho detto: cazzo, figata, facciamolo subito, no? Allora lui Certo. mi ha fatto questo corso ancora, che era di CorelDRAW, credo. E piano piano sono passato da lì all'ufficio marketing, ok? Nell'ufficio marketing ho fatto tutta la parte di operatività, quindi facevo i volantini, così pian piano poi era un Quindi posto dove c'era CorelDRAW molto. era vettoriale, se non mi sbaglio, no? CorelDRAW ha una suite che è praticamente parallela a quella di Adobe, diciamo una versione un po' più economica, almeno ai tempi di quella di Adobe, e ti permetteva di fare tutto, cioè ti fa sia fare il vettore che fare Sì. il raster, qualunque cosa. Il vantaggio era che era tutto in un unico pacchetto. All'inizio c'erano un sacco di problemi quando andavi in stampa, c'era sempre un problema che Sì. era qualcosa che tu non sapevi, che non funzionava, eh? Ma alla fine diciamo che è stato interessante, perché ho imparato a fare tutta la parte di grafica vettoriale, e siccome in quel periodo, oltre a piacermi la grafica, dovevamo fare una intranet all'interno, e al tempo stesso io facevo i graffiti e volevo fare i miei primi siti per No, mettermi. facevi graffiti e scoop. Praticamente sì, io dal 96, sì, dal Pure io, quindi è 96. scoop. Io ho fatto l'ultimo, per dirti, l'anno scorso, forse no, Ah, hai perché continuato, io ho mollato poi. per vari motivi non siamo riusciti, ma di base ci troviamo sempre, facciamo sempre i nostri giri, le nostre cose. Di base, il vantaggio, se tu dovessi dire qual è il vantaggio competitivo che hai rispetto a quelli che fanno il tuo lavoro, no? È che io non ho studiato grafica, io ho vissuto di grafica, Certo. perché se hai fatto graffiti lo sai, quindi tutta la settimana pensare ai colori del weekend, il weekend, tutto il weekend sui colori, il lunedì cosa non è andato bene il weekend, come lo rifai. Quindi diciamo ho fatto una gavetta grafica fuori da lì, no? E quindi c'è questa cosa che di giorno magari imparavo cose di marketing o di lavoro, e la sera imparavo altre cose che comunque riguardavano comunque quello che poi avrei fatto di lavoro. Quindi è stata un'accelerazione, secondo me, interessante da questo punto di vista. Certo. E quel tipo di cultura che c'è nei graffiti, se tu li prendi bene, è una cosa che fisicamente ti dà un'impostazione strepitosa, perché ti insegna ad andare avanti, a competere, a non guardare quello che hai fatto, ma quello che farai dopo. Cioè, è un metodo, un mindset, potremmo dire oggi, no? Con i termini del marketing di oggi, che fisicamente ti porta a un livello diverso. Per cui se tu guardi tutti quelli che hanno fatto graffiti a livelli alti, guarda, non so, anche Luca Barcellona, che adesso fa la calligrafia, cioè sono a dei livelli che fisicamente capisci che uno che non gliene frega un cazzo di lavorare per fare la fattura e portare a casa lo stipendio, lavori perché vuoi essere tendenzialmente il numero uno in quello che fai, Sì, sì, o sì. comunque competere con quelli che sono a un certo livello, no? Quindi questa è stata, diciamo, la base. Poi
Dopo aver fatto grafica, praticamente, piano piano, era un posto dove c'era moltissima crescita, perché il nostro datore di lavoro era un pochino matto, però credeva veramente tanto nella formazione. Quindi la gente si formava, poi sclerava, andava via, e quindi c'era una crescita. Okay? Quindi, ma tu ti formavi in azienda in quel momento? Sì. Mi ha fatto fare corsi di tutto. Ho fatto forse 20 anni fa i corsi di public speaking, ancora sai, anche di marketing, marketing diretto, ho fatto tutto tipo 20 anni fa. Poi cosa è successo? Che però non mi interessava, perché mi interessavano i graffiti, no? E allora a un certo punto sono arrivato a essere responsabile marketing e sono arrivato al picco dove lo stress era troppo e ho detto basta, non posso fare sta vita tutti i giorni, quindi ancora era il 2004, sono andato via. Okay? Ho aperto un'agenzia, ho aperto tutta l'immagine, che tendenzialmente serviva perché nel 2004 ero ancora troppo piccolo per avere credibilità per prendere lavori grossi e sì. Con il contesto che c'era, con l'uscita dei CMS, le grosse agenzie che non si adeguavano perché avevano i CMS proprietari, eccetera, avevi l'opportunità di strappare dei lavori molto importanti perché avevi degli strumenti che erano fuori competizione come scala su quelle che utilizzavano le web agency di allora. E quindi avevo fatto tutta l'immagine che era come uno scudo dietro cui io lavoravo, perché ero un ragazzino alla fine a fare i lavori, ma ho fatto lavori per camere di commercio, inglesi, spagnoli, cioè robe anche grosse. E, sempre e piano grafica. Piano sono... Sempre, allora, sono passato, diciamo, inizialmente quando ho aperto facevo sia grafica da stampa che grafica web, ok? Okay. Parlo nel 2004-2005. Poi piano piano ho visto che il percorso della grafica da stampa era un percorso che era molto più complesso perché era più difficile da vendere, i tipografi cominciavano a fare tutto internamente gratis, quindi non era quello. Vero, visto che il web comunque mi piaceva, mi sono spostato più di là e tendenzialmente ho fatto forse i primi corsi di web marketing, landing page forse nel 2007-2008 con Madri, poi ho conosciuto Giorgio, Tave, con il gruppo GT, ho visto fisicamente la formazione, lì mi hanno dato un grosso impatto dal punto di vista del capire quello che dovevi fare, il fatto che il sito non era una brochure, no? Così. E verso il già 2008-2010 ero già abbastanza scafato, avevo già capito che tendenzialmente non potevo essere più esperto di un CMS perché era un mercato che comunque stava andando a saturarsi, quindi dovevo spostarmi a fare qualcos'altro. E per caso mi è capitato nel 2012 mi sono trasferito, sono andato via da Milano perché già dal 2010 diciamo vendevo siti, io li chiamavo siti efficaci, cioè siti che tendenzialmente sì, ti facevano sì. Acquisire contatti, no? Che poi tu hai parlato di Madri, mi sta venendo in mente adesso che Madri ai tempi era quella che faceva i siti brutti e diceva io faccio siti brutti ma che converto. Sì, ancora ci sono, cioè, le landing page sono ancora online, quelle brutte probabilmente convertono ancora. Okay. Praticamente nel 2010 mi sono trasferito perché già da Milano lavoravo per tutta Italia, ok? Quindi mi capitava un cliente, perché lavoravo tramite il web, quindi riuscivo effettivamente a utilizzare il sito come strumento di acquisizione, ok? Sì. Lavoravo a volte per il nord-est soprattutto, a volte per il nord-ovest, mediamente arrivavo fino a Roma, raramente andavo più giù. Tu di Roma, dove però sei? Comunque lavoro. Io sono di Milano. Ok. Io sono di Monza tendenzialmente, per cui interna milanese. E praticamente cosa è successo? Che a quel punto... stavo continuando a fare siti per le camere di commercio, ero stanco perché dal 2004 avevo sempre lavorato un botto, vedevo che ogni anno non mettevo mai via niente di base, anche se lavoravo a tappo e tutto andava molto bene, ed ero abbastanza saturo per il fatto che a marzo, febbraio, magari io avevo sempre un tot di soldi sul conto, ok? Ma non sapevo quali erano miei, perché poi giugno perché poi dovevi pagare le tasse. Questa cosa mi mandava fuori di testa. Cioè, non il fatto di doverle pagare, il fatto sì. Proprio di sapere... Di non sapere quali sono... Qual è la parte tua? Di avere 30 e non sapere se magari me ne avanzavano 28 o ero sotto di 5. Questa cosa mi mandava ai pazzi, anche perché, cioè, di base non si lavora tanto per i soldi, però tu sai più o meno come stai, sai che stai andando bene, sai che stai andando male, no? Certo. E quindi questa cosa qua mi ha fatto sclerare 3 o 4 anni, poi a un certo punto con la Camera di Commercio Spagnola ho visto che c'era questa ZEC, che è la zona speciale Canaria, no? Sì. Che siccome le Canarie sono molto lontane dalla Spagna, hanno una tassazione particolare per cui se tu lavori fuori da quelli che sono gli ambiti legati al turismo, ti aiutano, ok? E hai una tassazione al 4%. Okay? Con tra l'altro parte degli introiti li puoi utilizzare per investimenti, eccetera, e quindi detrai ancora delle tasse. In questo caso tu praticamente hai, all'interno delle isole Canarie più grandi, devi fare un investimento di 100.000 euro e assumere 5 persone. Nelle isole Canarie più piccole, come ad esempio, non so, Forteventura, Lanzarote, per darti due nomi,
poi potevi fare un investimento di 50.000 euro, assumere 3 persone. Io mi ero fatto 2 conti e ho detto, se io con quello che sto pagando di tasse assumo 3 persone, anche solo che mi sventolano, ok, tutto il giorno, comunque vado in pari. Se riesco a metterle a reddito, come tendenzialmente facevo quando avevo l'ufficio marketing, quindi gestivo le persone, probabilmente vado in pari. Comunque lavoro comunque per l'Italia. Di base dovrebbe funzionare. Ma tu adesso sei là? Io sono qua, sì. Sei alle Canarie? Aspetta, sono dentro l'ufficio. Io sono qua, questo è l'ufficio. Ma che figata! E quindi sei dove? Tenerife? Sono a Fuerteventura. Fuerteventura. Quindi mi sono trasferito con quella scusa. Quella è una figata, perché è stata una scusa il fatto di sapere che potevi avere il 4%, che ha fatto fisicamente in modo che io facessi le valigie e andassi via, chiudessi partita IVA dopo una prova e aprissi qua. Ok, ho una SRL qua ora. Però di fatto non è quello che ti fa rimanere. Infatti poi quella roba non l'ho più fatta. Ok? Quindi quando sono arrivato qua ho visto com'era lo stile di vita qua, la qualità della vita, eccetera, e anche il cambio di costo della vita che c'era da qua a Milano. Ho detto, Luca, ma tu sei partito solo? Io sono partito con mia moglie. Ok. Mia moglie, okay. E due gatti. Quindi hai ragionato questa cosa con tua moglie e hai detto, sai che c'è? Qua è uno stress continuo, vediamola come va. Ho detto, qua non funzionava, fai conto che mia moglie lavorava dall'altra parte di Milano, perché lavorava prima a Sesto, che è molto vicino a Monza, poi l'hanno spostato a Sesto sul Triano, quindi doveva fare 2 ore di strada, 1 ora la mattina, 1 ora la sera. Arrivava a casa la sera, dormiva, e poi si fa dire. Capito che puoi fare questa roba per un po', lei si trova anche bene, al lavoro, eccetera, però non è che puoi fare tutti i giorni, certo, della tua vita. Sono ritmi molto serrati. E quindi abbiamo detto, ma proviamo, vediamo come va. Siamo venuti qua a un gennaio a fare una vacanza per vedere come era il posto. Qui c'erano già dei nostri amici che si erano trasferiti prima, o comunque delle persone che conoscevamo. Abbiamo visto più o meno com'era, ho detto proviamo. Quindi mi sono trasferito qua ad agosto del 2012 e ho fatto da agosto fino a dicembre per vedere come sarebbe andata. Quindi riesco a fatturare da qua? I clienti accettano di mandarmi un acconto in Canarie dall'Italia in anticipo, ok? Per quanto perderò, sarà di più quello che perdo, quello che guadagno. Ma tra l'altro tu conoscevi già lo spagnolo? No. No, quindi sei partito così a bomba. Sì. E fra l'altro devi assumere pure persone là. Infatti sì, però poi praticamente io ho detto, questo regime fiscale sarebbe partito da gennaio, ho fatto qua da agosto a dicembre, e poi a dicembre ho detto, ma sai che c'è, alla fine... Qua paghi normalmente il 25-30% di tassazione, okay, le aziende normali, no? Ho detto, chi me la fa fare ad andare a investire 50.000 euro e assumere 3 persone, quando comunque col 25% vedo che stiamo bene, mettiamo via, non abbiamo cazzi, cioè dopo tutto questo stress che abbiamo vissuto, io il progetto, perché poi è un progetto che devi fare abbastanza complesso, ce l'ho pronto. Nel caso in cui un domani lo voglia fare, lo farò. Per ora va bene così, infatti non l'ho più fatto. Quindi Chiaro. È stato interessante questa cosa del 4%. Più per la convinzione di spostarti che poi per il fatto che rimani, perché vieni qua magari per quella che potrebbe essere un'idea di tassazione perché non ce la fai più, ma quello che ti fa rimanere fisicamente è che ti cambia la vita, cioè ti cambia proprio completamente il modello, che tendenzialmente immagino che se tu vivi al sud o comunque in un posto vicino al mare puoi fare una vita così, ma rispetto alla mia vita di Milano è stata... No, vabbè, chiaro, un altro totale, mondo. Capito? Cioè io tendenzialmente... fai magari 4-5 km al giorno a piedi, cammini sul mare, stacchi a mangiare, non c'è coda, cioè è proprio una vita veramente la Magnum PI. Ora non ho la Ferrari per dirti, però ti senti così, capito? Cioè ti senti che fisicamente non ti manca neanche un cazzo, capito? Stai molto bene. E quindi questa cosa qua nel 2012 ha portato a fare anche una cosa interessante, no? Che è stato, visto che per vivere qua non avevo bisogno di recuperare tutti quei costi che recuperavo a Milano. Cioè tu a Milano ti svegli la mattina che sei sotto e devi andare in pari. Okay? Mettiamo che sei bravo, vai in pari alle 11 e fino alle 8 di sera guadagni, però alle 11 sei ancora sotto. Magari se sei bravo ci arrivi alle 10, ma ti svegli comunque in rosso. Perché? Perché hai la macchina, l'assicurazione, i mezzi, il fatto che devi vestirti in un determinato modo. Hai un sacco di cazzi che ti portano sotto. Okay? Qua no. E quindi ho detto... facciamo una prova, vediamo effettivamente come posso fare un qualcosa di differente, no? E a quel punto, visto che erano 2 o 3 anni che facevo questi siti orientati all'acquisizione di contatti, non sapevo neanche che si chiamavano landing page, avevo fatto un corso landing page di Madri nel 2007-2008, ma non l'avevo collegato a quello perché era collegato alle schede prodotto, ok? Ho detto, mi è capitato di fare un sito per qua proprio nel 2012, e ho detto, facciamo una prova, i ragazzi non sapevano un cazzo, era una scuola di surf, non sapevano niente di internet,
non riuscivano a lavorare, lavoravano solo col passaparola. Io ho visto le cose che c'erano qua e ho detto, ma vediamo quello che riusciamo a fare. Fidatevi di me, no? Facciamo una roba come dico io e vediamo come va. E ho fatto la prima landing page, no? La prima landing page intesa come sito effettivamente con il percorso che sto più o meno seguendo adesso. Quindi ho studiato quello che doveva essere l'above the fold, ho studiato quella che doveva essere l'offerta, quello che doveva comunicare la pagina, ho messo tutto su un'unica pagina, ho fatto AdWords, ho intercettato traffico e tendenzialmente loro con questa roba qua hanno lavorato. Sì, lavorato già, nel senso che... In questo momento tu hai studiato dove? Io ho studiato in che senso? Cioè, tu hai detto, ho studiato cosa dovevo mettere nella body fold, eccetera, eccetera. Hai studiato perché, cioè, tu stesso l'hai studiato oppure ti sei messo sui libri e hai capito cosa dovevo andare sulla... Ho studiato mediante quello che bisognava fare in termini di... Fai conto che nel 2010, credo che fosse il 2010, Filippo Toso aveva fatto un percorso fighissimo che si chiamava Master Landing Pages. Lui è super top, ok? Adesso non so bene come di cosa si sta occupando, però veramente super top, anche perché lui, essendo programmatore, è puntiglioso, è tecnico, rompicoglioni. Quindi quando spiega le cose, vedi fisicamente che è a fuoco, ok? Sia che parla di marketing, sia che parla di qualunque cosa. Okay? Sì. E lui aveva trovato enorme merito, perché le landing page di base c'erano già prima, ma lui aveva intercettato il lavoro, quello di Cialdini, ok? Sì. Lui è stato il primo a portare in Italia questa roba qua. Aveva fatto dei video che si chiamavano pillole di persuasione. E aveva fatto un corso e praticamente lui semplicemente andava a trasporre in realtà in italiano, in pillole, quello che ti spiegava Cialdini nel libro, ok? E ho detto, sta roba è una figata, ok? E mi è strippato tantissimo, ero andato a vedere un evento suo anche a Trieste e gli avevo detto, ma Filippo, ma a parte questa roba qua, sì, che ormai l'ha letta, lo so a memoria, ok, cosa c'è d'altro? E lui mi aveva detto, mi fa, guarda, ci sono cose interessanti, c'è Aronson, c'è Buchanan, ce ne sono tanti, no? E quindi da lì ho cominciato a leggere tutte le robe di psicologia cognitiva, quelle che adesso, diciamo, vanno tanto tra chi legge i libri, eccetera, per dirti Doley, piuttosto che... ce ne sono tantissimi, no? Sì. Io li ho letti tipo nel 2012, 2013, poi quando ho conosciuto Rossella Cenini, che è una psicologa che faceva AdWords ed era appassionata anche lei di queste cose perché aveva studiato psicologia, lei mi ha spiegato un sacco di cose, mi ha fatto vedere altri libri e quindi, diciamo, mi ha fatto continuare quella cosa che è andata avanti per almeno 2 o 3 anni. Diciamo, tutte quelle robe lì mi avevano intrippato tanto. Già quando lavoravo da dipendente, avevo dovuto studiare tipo tutte le cose di linguaggio del corpo perché il mio capo era bravissimo, era super imprenditore, però era in un posto che non era effettivamente il suo, cioè lui era un imprenditore con un mindset all'americana, in un posto, in una piccola azienda lombarda. Quindi di base, cosa faceva? Tipo ti cazziava e se tu quando ti cazziava ti chiudevi, no? Lui capiva che stavi chiudendo e quindi continuava a cazziarti, no? E andava avanti tipo ore, ok? Un pugibolo. Quindi tu, a un certo punto, per autodifesa, ho dovuto capire che quando mi cazziava dovevo stare con le mani lungo il corpo, dire che effettivamente avevo sbagliato, fargli capire che avevo sbagliato e così funzionava, ok? Quindi tutte queste cose di base mi hanno fatto studiare il linguaggio del corpo. Quando lo studi capisci le cose prima su di te, poi sugli altri, poi sono passato alla psicologia cognitiva e quindi di base ho sviluppato una serie di conoscenze, ok? Certo. Che unite al fatto che con i graffiti io ancora disegnavo quando fino al giorno prima di trasferirmi disegnavo, ora disegno quando torno in Italia, quando disegno, però comunque c'è la crew, li vedo, eccetera. Unendo insieme tutta questa roba, no? E approfondendo quelli che erano gli studi di Cialdini, che sono interessanti, e capendo come andare a trasporli in quelli che sono una pagina web, ho fatto questa prima pagina. Questi due ragazzi, che avevano la scuola di surf e fisicamente lavoravano solo col passaparola, stavano in piedi. E quindi, capito, tu ti rendevi conto che c'erano tipo 2 famiglie che stavano in piedi con il lavoro fatto in un mese della landing page. E quando ho fatto questa cosa ho detto... Io non voglio più fare quello che facevo prima. Certo. Cioè, al di là, non è un discorso di fatturato, è un discorso proprio di impatto che tu senti di dare, no? E dicevo, cazzo, io voglio fare questa roba qua, voglio fisicamente fare questo, ok? E quindi, visto che ero qua, c'erano, come ti dicevo, delle scale diverse rispetto a Milano, ho detto, io non prendo più nient'altro, non prendo più nessun altro lavoro, voglio fare solo questo. Quindi, io vendo questa roba qua, se qualcuno mi chiede un sito web, vedo se riesco a vendergli questo come sito web. Quindi trasformavo quello che loro mi chiedevano, un sito web bello, monopagina, aggiornato, lo facevo comunque come volevano, ma con questi principi, senza spiegare che cos'era, per fare in modo che loro acquisissero contatti. Perché loro quello volevano di fatto. Okay? Sì, e lavoravi quindi, con un CMS tu?
Lavoravo principalmente con Joomla, sì. Ok. Joomla, okay. È, come CMS, è estremamente più solido, avanzato, strutturato e performante di WordPress. È proprio come dire una Lamborghini e una macchina che ti costruisci tu in casa e riesci a far funzionare, ok? Joomla e Lamborghini. Okay. Sì, sì, sotto il punto di vista grafico, comunque già ai tempi lui aveva dei moduli che ti permetteva di fare diverse cose. Potevi già fare determinate cose, già i siti, quelli che avevo fatto ancora quando ero a Milano per le camere di commercio, erano in Joomla, o ancora dei siti che funzionano in Joomla con delle versioni molto vecchie. Però il problema di Joomla e WordPress è per chi ha fatto CMS, il problema della comunicazione. Okay? Cioè, quindi cosa succede? Che Joomla è fatto da una serie di volontari che lavorano al codice e in funzione del loro contributo al codice hanno un potere di parola in un consiglio di programmatori. Quindi cosa significa? Che il programmatore più bravo, quello che contribuisce di più, se è testa di cazzo, è quello che comanda. Se fa un tweet di merda, tutti muti, perché è lui che scrive tutto il codice. Questo è stato il problema per cui Joomla è crollato e sì. WordPress è. Alcune scelte che hanno fatto erano corrette, nel senso che loro dicevano la versione 2 deve essere diversa dalla 1, deve essere molto più stabile, molto più performante, libreria a posto, ma questo portava a una mancata retrocompatibilità che portava enormi, certo, disagi all'abbandono. Che faceva, capito? E quindi di base la gente quando doveva passare dalla 1.5 alla 2 era traumatico. Traumatico, dalla 2.5 alla 3, traumatico. Quindi, sai, prendi una mazzata una volta, già molti vanno via. Prendi una seconda volta, già molti vanno via, alla fine si è. WordPress, che invece era strutturalmente molto più incasinato, però molto più fragile con l'aumento della complessità, però aveva un responsabile, un CEO, un responsabile marketing, che dicevano, si fa così, tutti muti, si fa così, ok? WordPress è il alla fine è diventato quello che è lo standard. Io oggi utilizzo WordPress. Sì, sì. Perché su WordPress ho degli strumenti tipo Elementor che mi permettono di arrivare a un risultato che è 100.000 volte migliore rispetto a quello di Joomla. Non di codice. Magari il codice è una merda. Però in termini di conversioni, di efficacia, di ottimizzazione di quello del ciclo di produzione del lavoro, è completamente... Cioè Elementor ormai è il tuo pane, praticamente. È veramente fuori da ogni tipo di competizione. Ma penso anche con altri tool simili, tipo Divi, tipo... Cioè, proprio... Sono ragazzi israeliani, li ho beccati subito, fortunatamente, perché quelli che vendevano i temi a me di base hanno fatto un loro builder che però non funzionava, sì. No? Erano dei ragazzi tedeschi insieme a uno della U-Team, era una merda, e non mi facevano più neanche lavorare con i temi vecchi. Hanno imposto tutti a passare una roba che c'ha schifo, e quindi ho detto, devo trovare fornitore. Non trovavo fornitore, ho scoperto questa roba, l'ho provato, ho detto, io non mi sposto più. Certo. E poi da lì, che già non mi spostavo più, che era nel... secondo me 4-5 anni fa, appena era uscito, era forse 7 mesi che c'era, non aveva fatto ancora il primo compleanno, a quel punto ho detto, hanno continuato ad andare avanti, hanno continuato a mettere integrazioni, eccetera, e siamo arrivati al livello di adesso, dove hanno milioni di installazioni attive, e probabilmente ormai non li becca più nessuno. Sì. Quindi, questo era più o meno la cosa. Quindi, quando ho visto che potevo dare quel tipo di contributo, ho detto, io voglio fare solo questo. Quindi, come ti dicevo, mi prendeva la landing page, io non lavoravo piuttosto. Facevo un progetto in meno, il mese studiavo. E c'è stato un anno dove fisicamente ho lavorato anche non particolarmente saturo di lavoro. Perché? Perché se non facevo quello non lavoravo. Ma quando poi ho fatto in modo di fare solo quello, ho creato un portfolio solo di quello, c'ero solo io che facevo solo quello, e a quel punto ho cominciato a crearsi un meccanismo per cui la cosa funzionava, tramite i feedback, tramite le cose, no? Tramite il passaparola dei miei clienti, e ho cominciato a riuscire, certo, ad avere un flusso di lavoro come prima, però facendo solo quello che volevo fare. E questo mi ha permesso di specializzarmi. E quindi questa roba che dopo 2012, nel 2015 ho tendenzialmente identificato tutte le cose che avevano funzionato, nel 2016 ho fatto il libro, ha spiegato a tante persone... Landing page efficace. Sì. Tante persone che facevano web, come si poteva fare web per avere quel tipo di soddisfazione che avevo ottenuto io, sia che lo facevi per te che per gli altri, e a quel punto si è aperto il mercato, quindi non c'era più quello, c'era le aziende volevano la landing page, non volevano più il sito. Okay. Sì. Quindi chiaramente il sito c'è ancora, strutturato, quello che vuoi, ma tutta la microimpresa italiana, con gli imprenditori che fisicamente guardano alla cosa concreta, non interessa più adesso essere online, col sito istituzionale, vetrina. Se tu gli dici, puoi acquisire contatti online a 5.000 euro l'anno, piuttosto che avere un sito web a 1.000 euro l'anno, loro ti dicono, tieni 5.000. L'unico dubbio che hanno è il fatto che possa funzionare. Se tu riesci a creare un meccanismo di fiducia, le persone non hanno problemi di budget, perché comunque
la piccola e media impresa italiana è ricca, non ha problemi di soldi, ha problemi di fiducia. Perché? Perché ha fatto tante cose che non hanno mai funzionato. Quindi nel momento in cui trovi un sistema che vedi che funziona e al tempo stesso tu diventi più bravo a selezionare i progetti che funzionano, a quel punto la cosa quadra. Quindi tu selezioni anche il cliente, chi chiaro. Arriva. Ok, tu pensa, cioè devi sposare pensa, comunque la sua idea. È più complesso di così. Allora, inizialmente devo sposare la sua idea e devo sposare il fatto che mi piaceva come persona. Quindi già le persone che arrivano ancora mandano mail a tutti per chiedere preventivi, non rispondo neanche. Sì. Cioè, se vuoi parlare con me, mi telefoni, io ti dedico mezz'ora del mio tempo, tu mi dedichi mezz'ora del tuo. Se mandi una mail che scrivi in 5 minuti aspettando che io dedichi 5 minuti a risponderti, no, non va bene. E questo consiglio di farlo a tutti. Quindi non... Le persone, il lavoro si deve attrarre, devono volere te. Se non vogliono te, è inutile che lo fai. Fai qualcos'altro. Bellissimo messaggio questo. Quindi, praticamente, il meccanismo ti porta a fare un progetto che fisicamente è quello che le persone vogliono. Le referenze dei progetti che tu riesci a portare, che funzionano, aumentano la credibilità e quindi aumenta il fatto che le persone vogliono te. Questa cosa crea un eccesso di domanda. Questo eccesso di domanda ti permette, visto che non mi posso duplicare, di dover selezionare progetti. Quindi se ne posso fare solo tre, posso definire un prezzo che è definito da il massimo che i miei utenti sono disposti a pagare, unito al fatto che è un prezzo attraverso cui poi io, quando effettivamente do il lavoro, loro trovano comunque una soddisfazione più ampia rispetto a quella che si aspettavano. Quindi, ti faccio un esempio. Se tu vuoi un iPhone, qual è il prezzo dell'iPhone? 1000 euro. 1000 euro sei disposto a pagare per averlo? Ok. Però quando l'hai preso, l'iPhone ti deve dare un livello di soddisfazione che ti porta a dire cazzo è una figata, ho fatto bene a spendere 1000 euro. Certo. Se questo livello è maggiore rispetto a quello che tu pensi come valore che hai dato, la cosa funziona, no? Quindi identifichi quello che è il prezzo e crei un eccesso di domanda. Inizialmente selezionavi i clienti in base a, come ti dicevo, al fatto che mi piaceva la persona, non mi faceva delle cose strane, non mi diceva, non era troppo aggressiva. Se la persona andava bene, il progetto era interessante, gli dicevo di sì. Ok? E sbagliavo. Sbagliavo perché non tutto può essere venduto allo stesso modo. Tu pensa certo, è chiaro. Che nel web tutti considerano il modello principale di funzionamento per la pubblicità online AIDA. Tutti parlano di AIDA. Sì. Ok? AIDA però è un modello pubblicitario, è un modello teorico di funzionamento della pubblicità che si basa sull'informazione, sul desiderio di informazione. Ma tu non è che per qualunque cosa acquisti hai bisogno di informazione. Se vuoi comprarti la birra, non ti serve informazione sulla birra, giusto? E quindi se io andavo a prendere il progetto per fare una landing page di una birra, perché il cliente era figo e la birra mi gasava, che era Ceres e mi è sempre piaciuta come marchio, io steccavo. E quindi ho dovuto imparare a selezionare i progetti. È un po' come tu, quando pensa al campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Ok, lui deve essere bravo comunque a tirar giù le persone, ma anche il suo manager deve essere bravo a combinargli gli incontri in modo che siano gestibili. Perché? Perché se combatte con uno questo mese che ti porta al limite, ce la fai. Il mese prossimo uno che ti porta al limite, ce la fai. Cazzo, al terzo che ti porta al limite ti scassi. Non ce la fai, magari ce l'avresti fatta normale, ma in una condizione di stress non ce l'avessi fatta. Quindi i progetti che tu devi prendere sono i progetti, almeno nel mio caso, sono i progetti che si adattano meglio a quello che è quello che vado a fare. Quindi quando devi fare una landing page che funziona col pay per click e quando devi fare un email marketing funnel? Quando puoi fare una serie di email concatenate o quando una serie di landing concatenate che poi funnel, quelli che fanno con ClickFunnels? Quando si fanno queste cose? Ora, la maggior parte dei formatori ti dice che quello che fa funziona dappertutto. Sì. Invece no. Ci sono delle regole che ti fanno capire quando utilizzare una cosa, quando utilizzare un'altra e quando utilizzare un'altra ancora. Ci sono diversi modelli che tu devi andare a combinare in base al cliente. Quindi, in funzione di questo, io posso andare a prendere dei progetti che so che avranno uno sviluppo e mi richiederanno una quantità di tempo che è modulata in base all'andamento del progetto. Quindi, ma se... tu a questo sistema... Ci sei arrivato da solo, pian piano, con l'esperienza? Ci sono arrivato perché sbagliavo. Ci sono arrivato perché sbagliavo e mi veniva la gastrite. Fisicamente, quando una landing page non funziona, io non sono normale. Okay. C'è questa cosa che... Era un sottinteso che forse dovevamo vincere prima, però non sono normale. Quindi cosa succede? Che se tu mi dici... Se il cliente è una bella persona, ok, io mi affeziono alle persone e mi affeziono al progetto. Il mio problema principale è che quando faccio una landing page per qualcosa, poi alla fine lo compro. No, perché mi autoconvinco e quindi... Okay.
Quando non funziona, quando io ho fatto tutto quello che devo fare, ma vedo che non c'è la risposta che mi aspetto, fortunatamente succede poche volte, ma quando è successo, io vuol dire che in una landing page, allo stesso prezzo di una landing page che facevo in un mese, normalmente 30 giorni al tempo di sviluppo, ci stavo magari 3-4 mesi. Ma non è un problema del cliente, cioè il cliente magari a un certo punto mi dice dai Luca, basta, le abbiamo provate tutte, non funziona. Io no, cazzo, dovevo capire. È un po' come quando, tipo, non so, ti lascia la ragazza, non capisci perché ti ha lasciato e ci stai sotto. Sì, okay? Sì, sì. Io andavo sotto così. Quindi avevo la fortuna di avere magari un progetto così su 40 che facevo in un anno, ok? Però quel progetto effettivamente ci pensavo tanto e quindi dovevo capire come funzionava. E attraverso questa cosa, ad esempio, sono arrivato a capire i vari modelli di pubblicità, che non c'è solo AIDA, che ci sono altri modelli, alcuni modelli più lunghi, altri modelli più corti, altri modelli ancora più corti. Tu pensa, ad esempio, un prodotto a basso livello di coinvolgimento non è attrazione, interesse, desiderio, azione, ma spesso c'è prima l'azione. Prova questo fustino in omaggio, tu lo provi, poi dici, ma non è male. Quindi c'è il feel, c'è il fatto che ti piace, e a quel punto poi impari a utilizzarlo al meglio, eccetera. Sì, okay. Sì. Quindi questa cosa, i modelli di funzionamento della pubblicità si basano su un grid che si chiama FCB, che è dato da il livello di interesse di informazione, okay? Più tu ne hai e più questo livello di interesse è alto, quindi immagina la differenza di quando tu compri un'assicurazione per l'auto e quando compri un viaggio in Sudafrica. L'assicurazione auto gli dedichi un pomeriggio perché non vuoi farti fregare quei soldi. Viaggio in Sudafrica ci fantastichi magari 2 settimane, un mese. Certo. Okay? Quindi in base a questo tu devi regolare le informazioni in base a quello che l'utente vuole, no? In base anche al percorso che l'utente fa. Il percorso è una conseguenza del modo in cui lui si relaziona all'offerta. Cioè, quindi, diciamo che tu hai 2 cose. La prima cosa è il livello di coinvolgimento, quante informazioni vuole. La seconda cosa è il tipo di offerta. Ci sono le offerte funzionali, quelle che risolvono un problema. Immaginati che hai mal di denti alle 22. Quanto è funzionale la tua offerta? Abbastanza, perché vuoi risolverlo prima di andare a letto. Se c'è un dentista aperto e non costa troppo, ci vai. Quanto è funzionale il fatto che sei fuori casa con la porta blindata chiusa e bisogno di un fabbro? Molto. Quindi devi chiamare subito, se no dormi lì. Se hai un infarto per strada, non è che stai a guardare il curriculum del medico che ti sta facendo il massaggio cardiaco. Quindi, in base a quanto è una cosa urgente e risolve un problema, ci sono varie scale. Chiaramente c'è l'infarto, ma c'è anche il fatto che hai bisogno di un'utilitaria per andare al lavoro. Certo. Tu ti relazioni con l'offerta in un determinato modo, ok? Se tu, ad esempio, vuoi invece, al posto dell'utilitaria, una BMW Serie 5 per andare al lavoro, ok? È sempre lo stesso tipo di prodotto, ma il fatto che è non funzionale non risolve un problema, ma è trasformazionale, quindi di base migliora quello che sei, ma non ti risolve la vita, ok? Questa cosa fa in modo che quel tipo di prodotto debba essere comunicato in un modo diverso. Normalmente più una cosa è trasformazionale e più ha un percorso d'acquisto lungo. Più una cosa è funzionale, più un percorso d'acquisto breve. Ma in questo caso, scusami, tu, nel momento in cui prendi un cliente, devi andare a analizzare anche la buyer personas, no? Il messaggio potrebbe cambiare. Il problema del marketing è che nel marketing ci sono una serie di specializzazioni che ti portano a verticalizzarti, quindi dire sono specialista di buyer personas, ma io non devo sapere la buyer personas, io sto a capire tutto. Non posso, cioè non mi basta quello. E tendenzialmente quello è una cosa utile, molto utile quando vai su dei mass market, quindi su dei prodotti che riguardano le grandi masse, però per quanto riguarda la piccola e media impresa, il percorso è il target. Quindi facciamo un esempio. Mettiamo un dentista, capiamo delle offerte di dentista. Allora, un'offerta di tipo che può fare il dentista potrebbe essere mal di denti alle 21. Come funziona questa cosa? Per click landing page. Fai pubblicità su AdWords dalle 19 fino alle 24 con un messaggio che dice hai mal di denti, sei a Monza, noi siamo a Monza, siamo ancora aperti, non ti costa di più, ti risolviamo il problema, dormi stanotte. È risolto, ok? Certo. Altra offerta del dentista, implantologia. Implantologia vuol dire che tu hai magari problemi con un'intera arcata dentale magari e hai apparecchi, ponti, cose strane. A un certo punto dici, oh, mi sistemo. Quindi tolgono tutto, ti mettono l'impianto fisso, no? O con l'Olon 4. Quindi ti mettono 4 perni e ti fanno l'impianto. Questa cosa come si vende?
si vende non come si vende il mal di dente alle 21, ha un percorso differente, perché risolve un problema, ma ha delle leve differenti, quindi tu devi andare a capire qual è il problema della persona. In questo caso, il problema più grande è la paura di avere dolore, ok? Il secondo problema è il fatto di pensare che tra quando ti tolgono i denti e quando ti mettono l'impianto, tu sei senza. Poi ci sono quelli che sono già convinti di farlo e il loro problema potrebbe essere quello di avere paura che hanno poco osso, perché magari hanno, tipo, non so, 60 anni, siccome col tempo le gengive ti vanno a mangiare la parte sopra, no? Più tardi a farlo e più c'è il rischio che non puoi farlo, perché non è abbastanza osso per far fissare i perni. E quindi c'è questo tipo di problema. Quindi, di base, per poter fare landing page, tu non fai marketing, tu non fai comunicazione, tu crei delle risposte, ok? Quindi, per saper fare questa cosa, devi essere bravo a capire quelle che sono le domande. Quindi è un po' come dire che noi ci sediamo a giocare a carte, ok? Tu sai già quelle che sono le tue domande, io nel momento in cui mi siedo con te, che sei il cliente, devo avere una mano di carte che mi consente di rispondere a quelle che sono le tue domande, le tue opzioni, le tue paure. Se questa mano è buona, io ho buone possibilità di riuscire. Se questa mano non è buona, tendenzialmente non ci riuscirò, capito? E quindi, di base, la landing page non è un sito web, non è una comunità, è una risposta. Più sono bravo a identificare la migliore risposta per uno specifico problema di una persona, e più riesco a capire che questo significa anche, ad esempio, se tu trasponi, io faccio sempre l'esempio quando esci con le ragazze, no? Sì. Allora, tu esci con una ragazza, c'è la ragazza che prima di portarla a prendere il caffè 18 volte, poi forse fai un pranzo, poi forse fai una cena, e magari c'è la cena, la ragazza invece ci esci e vai direttamente a ballare, ok? I clienti sono così con le offerte. È hanno chiaro. Diversi modi in cui si relazionano alle offerte e tu devi essere bravo a fare in modo che dai la risposta giusta al cliente, giusto perché? Perché se la ragazza vuole andare a ballare, tu gli chiedi un caffè, pensa che sia un coglione, e il cliente è uguale. Certo, ma quindi, a questo punto, scusami, tu nel momento in cui prendi il cliente e decidi di fare la landing page, quindi hai preso il cliente, eccetera, eccetera, ne fai diverse e le metti tutte online e vedi quella che performa di più? Perché tu, per esempio, hai parlato di AIDA o hai parlato di altri framework? Sì. È simile ma è differente. Cioè, perché io immagino già fare uno split test. Ha voglia di pensare ai split test, meglio il giallo e il rosso, così praticamente diventi scemo. Lo split test nasce come estrazione dal fatto che le persone sono più portate a ragionare per strumenti che a capire quello che porta a far funzionare le cose. Certo. Split test giallo-rosso può avere senso, però io ti faccio un esempio di delle persone con cui lavoro io. Io lavoro con la piccola media impresa. Significa che io potrei vendere la landing page tranquillamente al doppio, al triplo del prezzo di mercato che sto facendo ora. Perché? Perché ho comunque eccesso di domanda. Quindi tu dici, se a 3 sei pieno, prova 4. Se a 4 sei pieno, prova 5. Il problema è che i piccoli e medi imprenditori hanno un budget nella loro testa come startup che è quello. Quindi io potrei fare anche 10 a landing page attualmente, con la domanda che c'è ora. Però andrei su un target di aziende più grande. Quindi se lavoro con un'azienda più grande, tipo, non so, una Barilla, la Barilla mi ridà 10 per una landing, però ogni cosa che faccio l'ufficio marketing mi rompe il cazzo per il testo. Ogni passaggio deve avere 4 revisioni, devo fare 18 riunioni e alla fine il progetto non è quello che io vorrei fare. Certo. Perché? Perché te lo cambiano, chiaramente, perché hanno i loro motivi, le loro cose, quindi non esce mai come vorresti, no? Certo. E alla fine, peraltro, quando il progetto va bene, tu non l'hai fatto per l'imprenditore, quindi non hai la sua gratitudine. Cioè, i ragazzi, quelli che gli ho fatto la landing page, sono passati 8 anni, quando li vedo al bar mi offrono ancora il caffè, ok? Con una Barilla non può succedere, perché? Perché è stratificata gerarchicamente, per cui di base, alla fine, a quello dell'ufficio marketing, hai fatto il tuo lavoro, bene, non l'hai fatto, vaffanculo, ne prendo un altro. O se ti va di sfiga, l'hai fatto male, o l'hai fatto bene, non è comunque colpa tua, è comunque colpa tua, vaffanculo, ne prendo un altro, capito? Mi hanno provato a chiamare delle grosse aziende solo per farmi fare dei test o farmi fare le pulci a dei progetti di web marketing, perché un ufficio dell'azienda doveva scalzare l'altro ufficio che aveva preso una data agenzia. Cioè, questo è il livello, capito? Quindi ho detto, no, guardate ragazzi, io anche no, non mi interessa. Cioè, ho altri lidi. Cioè, sono venuto qua per star bene, per il karma, mi viene lo tsunami e mi porta via se faccio una roba del genere, capito? Chiaramente ogni cosa che tu fai può essere distrutta. Cioè, se io prendo e mi metto a leggere una landing page mia, anche di landing page efficace, te la posso scassare. Perché chiaramente la tua capacità e la tua
o almeno la capacità media di comprensione delle cose di una persona normale rispetto a quello di uno che fa questa cosa tutti i giorni. Chiaramente io giro la frittata come voglio e alla fine te la distruggo sempre, capito? Certo, quindi, ma alla fine è il test nel campo che poi ti dà ragione. È il test nel campo, giusto? Capito? Però, come ti dicevo, il discorso dell'A/B test non puoi farlo, perché? Perché se tu lavori con un dentista che fa pronto soccorso dentistico a Monza, ok? E tu fai AdWords, tu probabilmente porterai su quel sito, magari, non so, 10-15 utenti al giorno. Come fai a fare uno split test? In quanto tempo riesci ad acquisire la significatività statistica per dire che il rosso è meglio del verde? Certo. Capito? Quindi, di base, per quello che ho capito io, si possono fare gli split test, io li faccio più che altro sugli annunci. Quindi mi viene più utile fare un annuncio su un annuncio AdWords. Sì, ma questa cosa è una cosa infinita, lo split test. Cioè, non la finisci mai. Ma perché? Il motivo è che la formazione nel campo delle landing page, quando Madri ha smesso di fare i corsi con Enrico, quando Catania ha smesso di parlare di landing page, anche lui era uno forte, toso, si è messo a fare altro, eccetera, è rimasta in mano ai ragazzi di Unbounce, che sono bravissimi, fanno delle robe fighissime, però a parte il fatto che parlano sul mercato americano, che non è il mercato italiano, e ha dei volumi diversi, e anche dei costi per click diversi, hanno il vantaggio del fatto che Unbounce, il vantaggio competitivo di Unbounce rispetto agli altri strumenti per fare landing page SaaS è lo split test. E quindi di base il modo in cui tu calchi attraverso il tuo content marketing l'importanza dello split test sarà molto più importante, perché è il tuo vantaggio competitivo. È un po' come dire che io rispetto all'email marketing faccio un blog dove parlo di marketing, ma io facendo landing page ti dico che l'email marketing non serve un cazzo, servono solo landing page. Io faccio quello, capito? È il mio vantaggio competitivo. In realtà ogni cosa ha il suo posto, quindi ci sono alcune cose che devi fare in email marketing, altre cose devi fare in landing page. Split test nel mercato italiano per piccole e medie imprese è molto difficile, specie in genere si fa sulle fonti di traffico, quindi uno split test su Facebook, sull'annuncio, sulla creatività, sul copy, figata, poi lo riporto in pagina, ma certo. Faccio uno split test che conta cosa? Conta i volumi di impression, non gli atterraggi, quindi è su una scala diversa, ok? Perché? Perché lì ho dei volumi che negli atterraggi non potrei, a parte che mi costerebbe molto di più, e poi non potrei avere. Quindi, di base, tu è vero che devi fare determinate cose con i dati, con quello che vuoi, ma in molti campi i dati non li hai, devi avere le informazioni. Con le informazioni, poi ti gestisci, cioè è come dire che tu vai da una e gli chiedi di uscire, ok? Ora, tu puoi anche farti 40 aperture differenti e provare con 40 persone diverse, ma quanto la predisposizione della ragazza cambierà sul fatto che la tua apertura funzioni? Allora, certo. La prima cosa che devi dire è, se tu vai da uno e dici, oh, stasera ti porto a casa mia, dai, vestiti da figa, probabilmente non la porti fuori, ok? Quindi le best practice sono la base. Poi ti regoli sul tuo mercato, vai su un mercato molto verticale, ad esempio mi dedico solo a piccole e medie imprese, non lavoro molto poco con il turismo, quindi magari solo per amici, o lavoro molto poco con gli e-commerce, molto poco con la grande distribuzione, e ti fai un'idea su quello che funziona all'interno di un micromercato, dove un certo tipo di consumatori hanno delle similitudini tra loro. Certo. E quindi su questo ti fai una serie di opinioni che ti servono molto più di dei dati che tendenzialmente non potresti avere. Poi i dati li guardi. Guardi quanto è il bounce rate, l'adjusted bounce rate di una landing page e vedi se quella above default che hai fatto funziona o no. Però saranno 10 dati di una pagina che devi vedere, non di più. Okay? Sì. E tendenzialmente devi essere anche nella condizione di poterlo fare. Quando una piccola media impresa vuole fare poca pubblicità, ma ti dice, guarda, ho 8.000 visitatori al giorno sul sito, però in AdWords spendiamo 100 euro al giorno, 100 euro al mese. Io non ho i dati per fare uno split test, perché quelli 8.000 non so cosa fanno, non so chi sono. Magari sono zombie. Come faccio a saperlo? Quindi, di base, nel marketing c'è molto più bisogno di capire le cose, di capire le persone, di mettersi lì con calma, no? E capire le cose. Una delle cose più importanti che faccio fare alle piccole e medie imprese che non fa nessuno è fare delle domande ai propri clienti. Chiaro. Perché ti hanno scelto? Chiaro. Perché sono venuti da te e sono stati contenti di aver lavorato con te? Quali dubbi avevano, no? Cioè, tutte queste cose ti portano a crearti un meccanismo che ti porta a comprendere quello che è il motivo per cui un'azienda è figa. Spesso le aziende italiane sono fighe, ma non sanno perché. Allora, io riesco a intuirlo. L'imprenditore ha una piccola idea, i suoi clienti hanno un'altra idea, mettiamo tutti insieme e creiamo un focus, no?
Questo focus è l'elemento differenziante, che però non è dato, come si insegna, in base alla concorrenza. Perché? Perché se io sono, mettiamo che io voglio uscire con la ragazza più bella della scuola, no? E io sono un ragazzo che sono bravissimo a giocare a calcio, però sono magari brutto e un po' stronzo, ok? Ora, se tutti sono bravi a giocare a calcio, io non è che posso diventare quello simpatico, perché se io so fare quello, devo fare quello. Quindi è giusto guardare la concorrenza per creare la tua identità, ma è giusto anche capire chi sei, capire quello che puoi mettere in più. Se oggi il mercato avesse bisogno di un, ti faccio un esempio, di un super graphic designer, ok? Il fatto che c'è questo buco di mercato non mi autorizza a riempirlo, perché non sono un super graphic designer. E sono uno molto bravo, magari, per alcune cose, ma se tu prendi i designer con i controcazzi di agenzia, mi tirano le palate. Quindi perché certo. Io devo posizionarmi in una cosa dove non sono competitivo? Io ho il vantaggio di saper fare copy, perché ho studiato marketing tanti anni fa, di capire più o meno le persone, perché sai, sono sempre stato timido, per cui prima di chiedere a una di uscire dovevo pensarci 8 mesi, e quindi ci pensavo molto a cosa scrivere, quindi è una roba di carattere. Ho fatto graffiti, per cui questa roba mi ha portato a fare un certo percorso grafico, no? Ho studiato copywriting, ho studiato persone, tutte queste robe insieme fanno in modo il fatto che io mi trovo a fare le landing page, ok? Però, per dirti, è la conseguenza di quello che sono applicata al mercato, non è la conseguenza di quello che fanno i competitor. Luca Barcellarone che fa il calligrafo perché le altre arti grafiche che c'erano erano già sature e si doveva posizionare. Fa il calligrafo perché da quando lo conosco nel 96 faceva firme dappertutto. A un certo punto ha imparato a farle in un modo che poteva essere applicato alla grafica, ha cominciato a riuscire a farsi pagare per questo e oggi fa questo. Ma non ha riempito un mercato, ha creato un mercato. Quindi sì, sì, sì. È molto differente, no? Sì, qua ci sono diverse filosofie di pensiero fra Oceano Blu, Oceano Rosso, eccetera. Certo. Ognuno trova... Quello è interessante, cioè tu ti devi sempre spostare, nel senso che il mercato col tempo tende a sofisticarsi, per cui poniamo al fatto che fino al 2015 c'erano già persone che facevano nel landing page nel 2008, c'erano l'esempio, non so, Francesco Tinti, Giulio Marsala, Fiabane, facevano già landing page fighissime nel 2008 che spaccava, ok? Quindi ci sono era tutto AdWords quelle tempi. Sì, se tu prendi quella roba adesso e la fai oggi funziona ancora. Okay. Sì. Perché? Perché la media delle cose che c'è oggi, ok? Però quella roba era fatta con un criterio, funzionava, quindi grandi maestri, ok? Però non c'era un mercato fisicamente dello specialist. Ora, nel 2015, quando è uscito il libro, che non doveva neanche chiamarsi così, si è creato questa esigenza di dire, di lavoro voglio fare landing page. Quindi c'è Luca Lanini che fa landing page dalla mattina alla sera e ogni tanto si ferma, fa un corso di formazione e forma persone che fanno siti web nell'imparare a fare landing page. Okay? Sì. Questa cosa comporta? Il fatto che io ogni anno formo 100, 200 persone. Di queste 200 persone, 20, 30 si mettono a rispiegare in qualche modo quello che hanno imparato ad altri. Quindi questa cosa porterà il mercato a, visto che c'è molta richiesta di mercato e quindi ci sono molte persone che si tendono a specializzare in questo, e chi non si è specializzato e fa ancora siti web con i CMS tendenzialmente fa competizione sul prezzo perché il mercato è sofisticato sul prezzo, sì. In quella fase è Oceano Rosso, come si suol dire, tendenzialmente si porterà a fare in modo che questo mercato di quelli che fanno landing page nel giro di 5 anni, 6 anni sarà sofisticato. Quindi se oggi in questo mercato c'è un eccesso di domanda, per cui probabilmente attualmente uno per lavorare con me deve aspettare 2 mesi, probabilmente tra 5 anni ci sarà qualcuno già bravo come me, che non ti fa aspettare 2 mesi, magari te lo fa anche a meno. E quindi io tra 5 anni, anzi tra 3, dovrò tendenzialmente essere leggermente spostato da un'altra parte, in modo che così quel tipo di esclusività e di unicità che ho viene mantenuta. Okay? Chiaro, questo è il web che funziona in questo modo comunque, no? Esatto, è il mercato. Se tu facevi sì, sì. Siti web in Joomla o in Mambo nel 2004, 2005 eri un gallo e le agenzie li tiravi le palate. Io ho provato ad andare in riunione con David Crockett, che era l'amministratore delegato di Deloitte e che era il presidente della Camera di Commercio inglese, che mi ha chiesto, guarda Luca, allora io ho un problema, io ho qua un preventivo da 20.000 euro, un preventivo da 16.000 euro e un preventivo tuo da 8.000 euro. Questi mi dicono che abbiamo questo limite, questo limite e questo limite. Questi ne hanno ancora di più. Tu tutte queste robe non me le fai vedere. Dove cazzo è la fregatura? Come funziona?
Okay? Allora gli ho spiegato il discorso del CMS, open source, qua di là, eccetera, no? Quando tu vendevi quella roba, effettivamente, lì ero ancora piccolo e ingenuo, perché? Perché se uno vendeva a 18 e uno vendeva a 16, quella roba l'avrei dovuto vendere a 20, o a 17, era sbagliato come prezzo, no? Però detto questo, se tu vendevi quella roba nel 2005, c'eri solo tu, c'erano poche persone, ok? Anche poche persone che ti potevano aiutare come staff, eccetera. Se la vendevi nel 2010, ne avevi tante. Se le vendevi nel 2015, probabilmente facevi fatica. Se tu vendi oggi quella stessa roba, probabilmente fai molta fatica. Cioè, non lo puoi più fare, la gente non vuole più quello. C'è già tante persone che lo... Quindi ti devi spostare, no? Certo. Quindi, quando nel 2010 ho detto non posso più essere esperto Joomla, che cosa faccio? Ma ci sono questi siti che portano risultati, potrei fare in modo che altre persone acquisiscano clienti online che non conoscevano prima, perché prima io acquisivo clienti tramite il sito, ma era persone che io incontravo, gli davo il bigliettino da visita, loro andavano a casa, lo guardavano, il sito confermava l'opinione che si erano fatti di me e mi affidavano il lavoro. Qua si tratta di persone che io lavoro, fatturo, eccetera, non vedo mai, non ho mai visto, magari certo, una volta in call. Quindi questa cosa cambia un po' le cose. Il mercato andrà a sofisticarsi e quindi quando il mercato sarà sofisticato, chi tendenzialmente è nel posto corretto non sarà più lì. È un po' come dire, sai, giocavo una volta con mio nipote a Fortnite, no? E c'è una specie di tempesta e tu ti devi spostare. Certo. La tempesta è l'Oceano Rosso, quindi tende a chiudersi, tu ti devi spostare. Se tu rimani fermo, a un certo punto sei nella merda. Quindi chi non capisce il motivo per cui un sito web intero oggi viene venduto a 1.500 euro, mentre una landing page viene venduta a 3.000, non ha capito che cos'è il lavoro, non ha capito che cos'è una landing page, non ha capito probabilmente cosa vuole la persona che vuole un sito web. Quindi questo è il meccanismo più o meno che porta... Anche perché il sito viene tutto organizzato, eccetera, eccetera, spesso senza seguire un percorso, il percorso dell'utente che lo porta all'acquisto. È molto più semplice di quello che tu pensi, no? Tu sei un'azienda, hai 3 servizi. Il tuo obiettivo qual è? Bravissimo. Dei servizi. Quindi certo, quale deve essere la posizione dei servizi rispetto al chi sono, al benvenuto nel mio sito web, agli ultimi articoli? Deve essere prima area di menu. Quindi nel primo menu dovrebbe esserci servizio 1, servizio 2, servizio 3. La quarta voce cosa dovrebbe essere? Probabilmente il blog, dove fisicamente ti faccio degli articoli, dove ti dico quello che faccio, eccetera, eccetera, eccetera. Basta. Contatti, a cosa serve i contatti? A niente. I contatti devono essere su tutta la pagina, su tutte le pagine, dappertutto, perché il mio obiettivo è farmi contattare. Chiaro. Quindi, quando tu riesci a capire questa cosa, di base il sito web viene ragionato nel modo di orientare, non le cose a io sono Luca Orlandini, vuoi una landing page, sono il più bravo, ma quando inizi a ragionare il sito così, ti cambia la prospettiva di tutto. Cioè, capisci che quel sito può funzionare. Nel momento in cui lo fai alla cazzo, dici, vabbè, sì, ti ho fatto il sito, tieni. Ma serve veramente a poco quel sito. Pensa che nel 2013-2014 avevo scritto un articolo su Joomla.it dove scrivevo, secondo me il menu di navigazione com'è sbagliato. Allora, quando un utente arriva su un sito, deve andare nella pagina di conversione, che è la pagina servizi, ok? Quindi, se un utente mi arriva e mi va su progetti, per vedere i progetti che ho fatto, io non è che devo ancora fargli vedere il blog e la home. Perché? Perché in home c'è già stato. E il blog io non voglio che lo guarda, perché se va a 3 click per arrivare dove deve arrivare, se uno lo spreca nel blog, si perde via e non mi va a vedere la landing. Quindi io faccio così. Prima, voce di menu vede home, servizio 1, servizio 2, blog. Clicca su progetti, ad esempio, e progetti. Clicca su progetti, io gli faccio vedere solo servizio 1, servizio 2. O clicchi o vai via. No? E questa cosa era un'idea un po' malsana che mi era venuta per forzare i percorsi di navigazione verso la landing. Ora, ma è una figata questa cosa. Sì. Tutta la comunicazione che viene fatta è orientata alla landing. Quindi io faccio dei siti web interi, non è che mi occupo solo di landing page, no? Ma come viene fatto il blog? Qual è l'obiettivo del blog? L'obiettivo è intercettare un utente che, rispetto a chiamargli dentro alle 21, è più lontano dal momento di acquisto, intercettarlo con un qualcosa che gli possa dare un motivo per approfondire la mia offerta e portarlo sull'offerta. Okay? Qual è la funzione del social? È dare visibilità al blog. Quindi, perché nel sito web devo avere il link che porta alla mia pagina Facebook? Che cazzo di senso ha? È già nel sito web, da lì dovrebbe andare la landing. È un po' come dire che stai portando una su in casa e gli dici, oh, aspetta, non abbiamo ancora preso il caffè, e la porti a prendere. Cioè, non ha senso, ok?
Quindi, qua c'è una disinformazione incredibile, ma se tu ti metti proprio là a dire facciamo funzionare le cose, e come dici tu, vedi che c'è il link che ti porta fuori, che è una distrazione, cioè, che cazzo ce lo tengo là? Perché? E siccome chi progetta i template vuole farli fighi, che cosa fa di bello per riempire questo template, farlo bello? I simbolini sono così carini, li mettiamo in alto nel menu, proprio vicino alle voci del menu. Quindi uno clicca, sbaglia, va su Facebook, comincia a chattare con gli amici per la partita di calcetto. Ti sei giocato tu. Il paper, hai buttato via tutto quello che hai visto il paper click, cioè è una cosa da pazzi, capito? Ma queste non è che sono robe nuove, cioè questo è se tu ti siedi, guardi una cosa e dici come dovrebbe funzionare questa cosa, esatto. Ci arrivi da solo, esatto. Cioè, non è che devi essere un non devi leggere Dan Kennedy per capire questa cosa, ci arrivi, capito? E poi di base quando cominci a ragionare su queste cose e poi attacchi le cose di marketing di advertising hard sell dei primi del Novecento che nel web funzionano bene perché c'è un tipo di contesto simile, ok? Quando vai a aggiungere a queste cose quelli che hanno studiato marketing, che hanno studiato tipo, non so, tipo le 22 leggi della persuasione, del marketing, ce l'ho qua dietro. 22 leggi immutabili del marketing, ok, ce l'ho. L'hai detto, sì, ce l'ho qua dietro, lo stavo cercando. 22 leggi immutabili del marketing, e ti dicono, devi creare una nuova categoria. La cosa bella di quando leggi dei libri che fisicamente sono fatti bene, e che tu ci trovi un qualcosa che tu avevi già iniziato a capire, ok? Per cui di base tu prendi, non so, libro fighissimo, Oversubscribed, Daniel Priestley, in italiano è Tutto esaurito, ok? Tu leggi quel libro e dici, cazzo, effettivamente sì, questa roba l'avevo capita, ma non l'avevo capita così bene. E quindi di base trovi un qualcosa che tu hai fatto, spiegato meglio, perché magari tu ci sei arrivato e poi hai pensato ad altro. Lui ha trovato quella cosa e ha detto, no, cazzo, sta roba qua ci devo lavorare, ci scrivo tu un libro. Quindi ci giro intorno, 300 pagine, ma trovo tutti i modi di farlo. No? E vedi proprio la differenza. Cioè, quando tu vedi il libro di uno che è operativo, proprio la differenza rispetto a una cosa teorica la senti a pelle. Certo. Se tu vedi, specialmente se tu sei in quel viaggio. Cioè, ma vedi proprio la differenza di modo in cui lui ti racconta il contenuto. Perché quel contenuto non è un contenuto che lui sta... Non è brokeraggio di informazione. Cioè, non è ho letto questo, ho fatto questo corso, ho i diritti, te lo rivendo. È ho capito questa cosa. Ed è estremamente diverso. Se tu guardi, ad esempio, uno speech di Daniel Priestley, capisci che non è uno che gestisce un ufficio marketing. È lui che si mette lì, fa i progetti, studia le cose, le capisce. Se tu guardi se tu senti parlare Oren Claff, quello di Pitch Anything, altro libro molto figo, vedi che fisicamente è lui che ha il physique du rôle e il modo di porsi per andare da uno che non lo vuole cagare a chiedergli soldi e farseli dare, capito? Quindi, cioè, vedi proprio la differenza, no? E infatti questa cosa secondo me è fondamentale nel percorso che sto cercando di fare perché di base la mia scelta è quella di continuare a fare progetti. Cioè, se tu mi dici cosa fai di lavoro? Io faccio landing page, non insegno, non sono un formatore, non insegno marketing. Cosa succede? Che facendo 4 progetti al mese e comunque ogni progetto impari qualcosa, quando comincio a farne tipo 48 all'anno, cazzo, qualcosa ho imparato. E quindi quelle cose, siccome se le racconta mia moglie divorziamo perché gli rompi i coglioni, c'è qualcuno che le vuole sentire, faccio un corso e gli ma di base è anche per me, io ho bisogno di parlare con qualcuno, sennò parlo solo col gatto, capito? Quindi questa è la nostra legacy, diciamo. Hai un gatto specializzato in marketing e landing page. Io ho due, uno è landing page e uno è email marketing. Luca, tutto quello che ci siamo detti, o più o meno quello che ci siamo detti, è dentro il tuo libro? Nel mio libro c'è una grossa parte, nel senso che tutto il percorso che io ho fatto dal 2012 al 2015 per creare la landing page, quindi il metodo, i passi da seguire, il modello, eccetera, è lì dentro. Poi chiaramente io non l'ho più, il libro non l'ho aggiornato perché non è una cosa che certo. È basata tipo AdWords che cambiano le schermate. Ma tu hai fatto anche un corso? È quello. Sì, io ho un gruppo di supporto al libro, okay. Che è la palestra di landing page efficace, c'è un gruppo Facebook, e all'interno di questo gruppo poi faccio periodicamente faccio dei webinar extra, degli aggiornamenti, delle cose che... Ad esempio, il discorso del grid FCB, quello che ti spiegavo prima, del livello di coinvolgimento funzionale e trasformazionale, è una cosa che ho imparato dopo, perché... Perché dopo il libro mi sono arrivati un sacco di progetti, ho preso dei progetti, li ho steccati perché non avevo capito questa cosa e quindi mi sono spaccato per mesi per capire perché e sono arrivato a quello. Quando l'ho capito, ho
ho capito come adattare questo strumento, che era uno strumento che si usava nella pubblicità negli anni 80, al nostro mondo, e ho fatto un webinar che spiegava questa cosa. E questi webinar sono in dei cicli che io mando avanti periodicamente. Ad esempio adesso è ancora attivo perché c'è il corso che è il 14, 15, 16 maggio. Quindi prima del corso io faccio vedere questi webinar di accelerazione che ti preparano a fare quello. Che non sono i 5 video, sono tipo 4 ore e mezza di video. Sì. Però ti portano a fare quello e quindi ti cominciano a spiegare com'è tutte queste cose che io di base imparo di volta in volta. Perfetto. Ora, tutti i link al libro, al gruppo e tutto quello che vuoi, io lo inserisco qua in descrizione, me lo mandi in chat. Okay. E io scrivo, cioè, lo riporto qua. Chi ti vuole contattare, come ti può contattare? Può cercare landing page efficace, tendenzialmente sono io, di base è il sito che vende questa cosa. Può trovare il sito, nel sito può arrivare al libro, il libro lo può trovare su Amazon, su Facebook, trova il gruppo, è abbastanza facile trovare. Ma chi c'è arriva sul tuo sito... Dico, riesci a contattarti o compra prima di contattarti? No. Anche perché devi capire, magari c'è uno che vuole fare il done for you e quindi vuole che io gli faccio la landing page per il suo progetto, e quindi di base cerchiamo di capire se quel tipo di prodotto è adatto e di conseguenza mi permette di essere nella condizione di fare un progetto che posso fisicamente portare a casa come risultato. Se non è adatto, posso tranquillamente dirgli, guarda, questa roba non fa per me, è meglio che ti rivolgi, tipo, non so, a... lui che è uno specialista di email marketing, perché in questa cosa non funziona così. O magari devi fare un e-commerce e dico, guarda, vai da lui che è specializzato in e-commerce, okay? Nella massima tranquillità. Quindi deve magari aspettare un po' perché c'è una lista d'attesa, oppure da lì passa al libro e a quel punto può andare nella palestra a vedere i corsi e quant'altro. Grande. Luca, io ti ringrazio veramente tanto per essere passato da queste parti. Hai dato un sacco di informazioni e un sacco di valore. Veramente grazie. Ci vediamo alla prossima. Allora, ritornerai su questo canale. Grazie mille a te, quando vuoi. Grazie a chi ha avuto la pazienza di rimanere qui finora. E se non siete ancora stanchi, cercatemi che ce n'è, che volete. Ciao Luca, grazie. Ciao, buona serata. Grazie mille. Ciao.